Oggi nella cucina di Bijou di Rick e Mary prepariamo una squisitezza, la pizza dolce con l'uva fragola. Praticamente l'impasto è lo stesso che si fa per il pane e per la pizza. Noi intanto iniziamo a preparare l'uva fragola privandola di alcuni semini e staccandola appunto dal grappolo. Dicevo, l'impasto è lo stesso che usiamo per fare il pane, per fare la pizza, quindi iniziamo con il mettere la farina e poi mettiamo il lievito. Io ho usato quello per pizza alta. Mettiamo un po' di sale e di zucchero. Sale e zucchero quanto basta, naturalmente il zucchero, lo zucchero io ne metto praticamente pochissimo. Anche perché poi in questa pizza andremo ad aggiungerlo anche alla fine. Io impasto con la mia impastazione. In questo impasto c'è un particolare, allora avete visto nel passaggio precedente l'olio extravergine d'oliva, lo mettiamo insieme a tutti gli altri ingredienti, invece questa volta lo andiamo a mettere durante l'impasto. Poi aggiungiamo la nostra solita acqua, noi usiamo acqua fredda minerale. L'uva fragola la andiamo a mettere sia durante l'impasto. Vi assicuro che rimane intatta, anche se poi comunque l'abbiamo spezzettata, e poi l'andremo a mettere anche in un secondo tempo sopra, a mo della focaccia pugliese, no? Intanto stendiamo l'olio. Ecco, come vi dicevo, mettiamo il resto dell'uva fragola e aiutandoci con le mani e facendo dei piccoli incavi, appunto come si fa la focaccia pugliese. A questo punto cospargiamo con un bel po' di zucchero, se siete diabetici ve lo sconsiglio, e inforniamo 35 minuti circa al forno preriscaldato. Io poi, come al solito, metto gli ultimi 5 minuti a forno ventilato e voilà, questo è il risultato finale. Forse l'ho tenuta qualche minutino in più, però non lasciatevi così influenzare dall'apparenza, perché non è bruciata, è solo leggermente cotta e venuta, ma vi assicuro è morbidissima, soprattutto all'interno della nostra pizza, focaccia, come voi vogliate chiamarla. La pizza dolce con l'uva fragola, questa era la ricetta di oggi che vi abbiamo proposto nella cucina dei Bijou di Rick e Mary. Se ti è piaciuto il video, naturalmente pollice in su e riproponi la nostra ricetta.